Anna Maria Bernardini De Pace è l'avvocato di Totti. Nota matrimonialista dei VIP ed ex suocera di Raoul Bova, cosa sappiamo di lei? Anna Maria Bernardini De Pace è l'avvocato di Totti nell'imminente causa di divorzio del Pupponi da Ilary Blasi. Nota anche alle cronache rosa per essere l'ex suocera di Raoul Bova, cosa sappiamo di lei? Andiamo a conoscere meglio insieme tutti i dettagli e le curiosità sulla sua vita privata e professionale. Leggi anche, Totti e Ilary Blasi, Fabrizio Corona incontenibile, si tradiscono da anni, non si sono mai amati e mostra le prove Anna Maria Bernardini De Pace, chi è l'avvocato di Totti? Scopriamo tutto sulla temutissima avvocata dei VIP. Età Anna Maria Bernardini De Pace, l'avvocato di Totti, è nata a Perugia il 23 aprile 1948, sotto il segno zodiacale del Toro. Ha 74 anni d'età. Compagno Anna Maria Bernardini De Pace, l'avvocato di Totti, ha un compagno? La risposta a questa domanda non è delle più semplici da rintracciare sul web. Da sempre molto riservata, la nota legale non si è mai lasciata sfuggire alcuna indiscrezione sulla propria situazione sentimentale. Per ora, dunque, non sappiamo dire se sia single o sentimentalmente impegnata. Non mancheremo di aggiornarvi nel caso in cui dovessero pervenire rumors o dichiarazioni ufficiali a riguardo. Marito Anna Maria Bernardini De Pace ha un marito? La risposta a questa domanda è che l'ha avuto. La legale, infatti, è stata sposata dal 1970 al 1976 con Francesco Giordano che era stato suo professore di diritto romano ai tempi dell'università. La loro unione, purtroppo, non durò nel tempo, anche se ancora oggi non si conoscono pubblicamente le cause della rottura. Figlia Anna Maria Bernardini De Pace, l'avvocato di Totti, ha figli? La risposta a questa domanda è sì. Dal matrimonio con l'ex marito Francesco Giordano, infatti, sono nate la primogenita Francesca di cui non si conosce pubblicamente l'età e Chiara, nata il 5 agosto 1973 e oggi 49enne. Raoul Bova Anna Maria Bernardini De Pace, l'avvocato di Totti, ha un ex genero molto celebre. Sua figlia Chiara, infatti, nel 2000 convolò a nozze con l'attore Raoul Bova. Il matrimonio durò 13 anni prima di giungere al capolinea. La rottura definitiva fu dovuta al fatto che Bova si fosse innamorato di Rocío Muñoz Morales, sua attuale compagna. Per Chiara fu un colpo durissimo e non mancò di parlarne pubblicamente in diverse occasioni. Con queste parole, Totti Anna Maria Bernardini De Pace ha accettato di rappresentare legalmente il Pupponi nell'imminente causa di divorzio che lo vedrà coinvolto insieme alla ex moglie Ilary Blasi. Muccino Anna Maria Bernardini De Pace, l'avvocato di Totti, ha difeso in aula anche Elena Meloni, l'ex moglie del regista Gabriele Muccino. L'uomo pare non sia rimasto particolarmente soddisfatto dell'operato della matrimonialista. Infatti, alla notizia che sarebbe stata proprio lei la legale del Pupponi, si è sfogato via Twitter. Con queste parole, non si è fatta attendere la replica di Bernardini De Pace, dove si trova lo studio legale Anna Maria Bernardini De Pace a uno studio legale che si trova a Milano, in zona Porta Venezia. Precisamente l'indirizzo della sede è il seguente, via Cappuccini, al numero 19. Parcella Anna Maria Bernardini De Pace, a quanto ammonta la sua parcella? Sul web non si trovano cifre precise, ma bisogna tener conto che stiamo parlando della legale che ha seguito divorzi VIP molto celebri come quello tra Michelle Hunzik e Red Eros Ramazzotti ma anche Fabrizio Corona e Nina Mouric, oltre al già citato caso di Muccino. L'unica notizia reperibile in merito alle sue parcelle risale al 2009 quando la matrimonialista è stata sospesa dall'ordine per 3 mesi per via dei compensi richiesti, considerati, su segnalazione di 4 clienti, decisamente troppo elevati. Malattia Anna Maria Bernardini De Pace ha una malattia? La risposta a questa domanda è fortunatamente no.
La legale ha però raccontato un drammatico aneddoto risalente alla sua infanzia. Instagram Anna Maria Bernardini De Pace è su Instagram. Potete seguirla qui. Seguici su Instagram cliccando qui. Grazie per aver guardato il video. Si prega di mettere mi piace e commentare la tua opinione per farci discutere di seguito. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video, ciao!